Ciao Francesco, innanzitutto complimenti per questa nuova avventura da allenatore, come la stai vivendo? Ma bene, anche con emozione perché per me è la prima volta. Non è ufficiale allenatore perché sono sotto squalifica, quindi cerco di dare un mio contributo, quello che ho imparato negli anni dai miei allenatori, e cercare di intraprendere questa carriera qui, e vediamo se sono all'altezza. Ieri è finito il calciomercato e che voto dai al calciomercato della Fiorentina e parere su acquisti, cessioni? Ma innanzitutto è un bene che sia finito il calciomercato, perché è normale che il calciomercato può far bene per rinforzare le squadre, anche per indebolire delle altre, perché dei giocatori ci sono anche appetibili per le squadre superiori. Innanzitutto perché poi il calciomercato crea un po' di problemi, non si sa mai chi viene, chi va, le voci di mercato leva anche la concentrazione. Allora è finito. Io per quello che ho visto è normale che ci si aspetta sempre qualcosa in più da parte dei presidenti, delle società. Grandi acquisti di grandi nomi non ce ne sono. È arrivato Suarez, che è un giocatore importante, ha vinto campionati e quindi la sua esperienza può dare qualcosa in più alla squadra. Per quelle le prime uscite che ho visto mi è piaciuta tanto. La Fiorentina, anche se poi domenica ha perso, però il primo tempo l'ha giocato bene. Forse ha staccato un po' troppo la spina prima, pensava di aver raggiunto il risultato, e questo è un errore che delle volte non si fa. Però io penso che il futuro della Fiorentina, mi piace l'organico, mi piace tantissimo l'allenatore, verrà fuori. Siamo solo agli inizi, quindi non è mai facile dare ancora un'identità alla squadra. Riguardo l'ultimo colpo Vlahovic, un po' a sorpresa. Ma ti do la verità, non lo conosco, non lo conosco, però io penso che chi fa l'osservatore lo faccia bene il lavoro, specialmente in una grande società come la Fiorentina. Poi quest'anno te l'ho detto, non sono venuti grandi nomi, però delle volte i piccoli nomi possono essere delle sorprese. Mi sembra che la Fiorentina abbia un grande gruppo, un grande allenatore che sta motivando tutti i giocatori, anche quelli che negli anni passati hanno giocato di meno. E penso che poi alla fine questo sia il gran colpo di mercato, avere un grande gruppo che delle volte fa più di un grande giocatore. Ultima domanda veloce, qual è la squadra che secondo te si è rafforzata di più? Ma io penso, dalle prime uscite l'ho vista, anche se è piccola, anche se siamo agli inizi, non è facile dare inizi per la preparazione, per i nuovi innesti, per i meccanismi della squadra, penso sia la Roma. La Juve ha perso, però la Juve è sempre la Juve. Ha perso con Tevez, ha perso Vidal, ha perso Pirlo. Sono giocatori che in campo, soprattutto anche negli spogliatoi, sono determinanti. Però la Juve è sempre la squadra battita, anche se è partita con due sconfitte. Però penso che la Roma quest'anno darà del fio da torcere. Bene, grazie. Grazie a Ciao. voi, un abbraccio a tutti. Ciao.